Ciao a tutti! Noi Luì e lei Sofì e insieme siamo in me contro te. Aspettate, ma c'è anche Cico Criceto! Il nostro amico più grande cricetino fantastico! Benvenuti in una nuova giornata nella vita dei me contro te. Un nuovo video super pazzo, una nuova avventura da vivere tutti insieme. Oggi siamo a casa di Cico e udite udite andremo a fare un gioco fantastico che vogliamo fare da un sacco di tempo, ma che prima, essendo soltanto due, non abbiamo mai potuto fare. Oggi, visto che siamo in tre e che c'è il nostro Cico, andremo a giocare a 1, 2, 3 stella! Per questo gioco a turno ci sarà una persona che dovrà contare e dire 1, 2, 3 stella, mentre gli altri due dovranno correre verso la meta, che sarà questo frigorifero. Quando la persona però dice stella, si dovrà girare e controllare che nessuno dei concorrenti si muova. Quindi dobbiamo frizzarci e rimanere immobili, altrimenti dovremo indietreggiare. Il primo che raggiungerà la meta vincerà il tesoro. Voi non avete idea, è un tesoro dolcissimo. Guardate un po'. In questa scatola gialla ci sono tantissimi dolcetti. Wow, caramelle, lecca lecca, c'è veramente di tutto. Anche gli ovetti dei me contro te. Guardate come sta guardando Cico. Ecco, sono sicura che vorrai vincere a tutti i costi, vero? No. Per avere il tesoro devi vincere. Prima di tutto dobbiamo scoprire chi dovrà contare. Quindi, Sofì verso lui. 5, 2, 7 e 3, 10. Vado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non ci credo! Conto io! Oh sì! Cico, noi ci dovremmo sfidare per prendere il baule. Prima di tutto bisogna creare il percorso. Questo qui sarà l'arrivo. Io mi metterò qui a contare e voi dovete cercare di toccare il frigorifero. Mentre questa parte qui deve essere sgomberata, perché voi dovrete passarci. Quindi tolgo subito quel carrellino. Vado a fare la spesa. Ma non è il carrello della spesa. Sarebbe il carrello della spesa più trendy di sempre. Che poi mi sono ricordata che dietro questo gioco 1, 2, 3 stella c'è una curiosità. Forse la frase da dire non è 1, 2, 3 stella, ma 1, 2, 3 stai là! Stai là? Ma che stai dicendo? È stella, non stai là. Sì, è un gioco antichissimo che si tramandano i nostri nonni, i nostri genitori. Magari nel tempo, un po' come il telefono senza filo, queste parole sono state tramutate. Magari in origine era proprio stai là. Perché se ci pensi ha più senso dire stai là, fermo. E che c'entra stella? Sì, vabbè, guarda, è il gioco degli antichi egizi, stiamo provando. Continuiamo a sgomberare la stanza. Non capisce niente di storia, è proprio un coccodè. Bisogna spostare il divano, dai, fai qualcosa di utile. Io non ci riesco, spostalo tu, Luì. Dai, Cico, aiutami, solleviamolo. 1, 2, 3, stella. L'abbiamo spostato, adesso c'è molto più spazio qui dove possiamo giocare. 1, 2, 3, cuscini a stella caduti per terra, cerco. Ti sembra modo di spostare un divano? E cosa c'è di strano? L'avete messo in verticale, ragazzi. Vabbè, in realtà se stiamo così non è in verticale, è messo dritto. Peccato che non bisogna stare così, ma si cammina in verticale. Comunque va bene, lasciamolo pure così. Alla fine si è creato un bellissimo spazio dove giocare. Io sono pronta, e voi? Anche noi siamo prontissimi. Cico, saluto alle trote. Sono carica. Che stai facendo? Ah, tu sei qui già. Non ti avevo visto. E niente, stavo pensando che mentre faccio 1, 2, 3 stella potrei mangiare un lecca lecca, no? No, quelli sono il premio. Secondo me ci starebbe. No, è il premio, non puoi. Ma non vale però che io non posso sfidarvi per avere il premio. Almeno mentre dico 1, 2, 3 stella potrei averlo. Ah, no, assolutamente no. Escluso. Anche perché quello è il nostro premio e quindi noi dobbiamo... Dov'è finita? Questo non puoi tenerlo così mentre giochi. Questo cosa? Questo lecca lecca. Quale? Quello che c'è in bocca. Dove? Lì. Qui? Vabbè, ho capito, puoi giocare con lecca lecca. Qui non c'è niente, sei cieco o vedi cose che non esistono? Iniziamo. Io sono pronta, mettetevi in posizione di partenza e vado col primo 1, 2, 3 stella. Ok, ci sono carico e pronto, vincerò questa sfida e mi prenderò tutti le caramelle saranno mie. No. Come no? Sì, invece sì. No. Dai, un po' di stretching. Ok.
Così. Dai, Xavi, inizia. Un, due, tre. Stella! Bene, bene, bene. Vediamo se qualcuno si muove. Il nostro Chico, Criceto e lui sono due belle statuine. Ma andiamoli a vedere da vicino. Vediamo un po' se saranno davvero delle statuine oppure no. Ad esempio, qui noto che qualcuno sta sbattendo gli occhi, anche se è in vantaggio. Ciao, come va? Mi viene da ridere. Devo ammettere che sei molto bravo. Non si muove completamente. Qui qualcosa non mi torna. Ma andiamo da Chico Criceto. Vediamo lui come se la cava. Anche se in svantaggio, devo dire che Chico è veramente molto bravo. Sembra quasi una statua. Tutto ok? Bravissimo, immobile. È tempo di andare col secondo round. Sono davvero curiosa di vedere alla fine chi arriverà prima a fare stella. Un, due, tre, stella! Questo è stato molto veloce. Ehi, 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 ma qui cos'è successo? Chico, tutto ok. Anche se si è mosso davvero di pochissimo, però è immobile, fermo, sano e salvo, in piedi. Invece il nostro Louis è in una posizione un po' strana. Ma cosa gli è successo? Io lo so che tu vorresti ridere. Lo so perfettamente. Sei per terra. Sei caduto. Sei caduto, caduto, caduto. Caspita, ma sono bravi. Non si muovono completamente, ma come ci riescono? Hanno fatto qualche scuola di statua, non so. Andiamo avanti. Ehi, ma cosa è successo? Ma... Ehi, prima non era così. Lui? Prima non era in questa posizione, ma ha sbattuto qualcosa, non lo so. Lui? Togli la bocca che ti entrano le mosche. Andiamo avanti col terzo round. Un, due, tre, stella! Devo dire che la situazione è peggio di prima, ma cosa succede qui? Però c'è un però. Ho notato un dettaglio molto molto interessante. Chico è avanzato di moltissimo, si sarà messo a correre e ha ottenuto una posizione molto vantaggiosa, guardate. Manca pochissimo a fare stella. Ed è anche immobile. Bravo Chico. Mentre lui, io non so cosa gli sia successo, alle convulsioni probabilmente. Ma che posizione è questa? Ma la mano messa così? Ma cosa voleva prendere? Piacere, Sofì. Uno, due, tre. Yeah! Ah, ho vinto! No! Non ci credo. Ma era impossibile per me recuperare. Ero a terra. Ma come facevi? Perché eri per terra? Perché qualcuno forse faceva un 2-3 stella troppo velocemente. Comunque, Chico è stato bravissimo. Veloce o non veloce, lui è arrivato a fare stella prima di te. Certo, d'altronde in palio c'erano dei dolciumi, quindi non poteva che vincere. È vero, ti piacciono troppo. Non c'erano dubbi, secondo me. Doveva vincere assolutamente. Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, ehi! Ecco qui, e stavo prendendo i dolciumi per Chico, ovviamente. Non volevo mica scappare col tesoro. Ma veramente io ho visto che ti dirigevi verso la porta? No, no, tutti per Chico. Hai perso! È stato veramente difficilissimo, però potrebbe esserci un nuovo episodio in cui ci risfidiamo e magari questa volta mi sfiderò con Sofì. A me piacerebbe tantissimo. A voi fatecelo sapere. Se vi siete persi il video di ieri, cliccate davanti a lui. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a Sofì. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Ciao.